Ricordiamoci, l'intento di studiare Torah è di connettere la nostra anima a Dio, mettere in pratica e portare la redenzione. Shalom a tutti. L'altro Rebbe aveva parlato precedentemente come uno tramite i suoi peccati causa l'esilio della Shekhinah, causa la sua anima, la radice della sua anima di andare in esilio e tramite la Teshuvah rilascia la sua anima dall'esilio, ma anche l'energia divina, la divinità che assorgente la sua anima, anche essa viene rilasciata dall'esilio. Adesso l'altro Rebbe ci spiega come fare Teshuvah, ci vuole due cose da fare. E dunque l'altro Rebbe dice così: però la strada vera, dritta, per arrivare alla Teshuvah inferiore, che si riferisce alla Hei dell'ultima lettera di Dio, l'ultima Hei del nome di Dio, sono due cose in generale. Una cosa è risvegliare una misericordia suprema dalla radice della misericordia sulla sua anima e sulla sua anima divina. Che la sua anima divina, cosa è successo? È caduta dal livello più alto, che è la sorgente di Dio, la vita di tutte le vite, Dio benedetto di sia, al pozzo più profondo, che questi sono gli atri della impurità e delle forze negative, l'altro lato. E uno deve risvegliare misericordia non soltanto sulla sua anima, ma anche sulla sorgente della sua anima, che essa è la sorgente della vita, che essa è il nome di Dio, tetragramma, benedetto di sia. E come c'è scritto nel versetto, lui tornerà a Dio e avrà misericordia su di lui. Che uno deve avere misericordia non soltanto su se stesso, sulla sua anima divina, ma anche su Dio che è la sorgente della sua anima divina. Sarebbe a dire di risvegliare una grande misericordia sull'energia divina che è scesa giù ed è caduta fino dentro le forze negative della sitra, dell'altro lato, e fa vivere l'impurità. Perché? Tramite le nostre azioni, tramite i nostri peccati, tramite i nostri trucchi, tramite i nostri pensieri negativi, abbiamo preso questa energia divina e l'abbiamo tirata in prigione. E come c'è scritto nel versetto, anche nel Cantico dei Cantici, Melech Asur Bareatim, il re è imprigionato nelle grondaie. E cosa sono le grondaie? Lo Zohar spiega Reitei Mocha, sarebbe dire i canali del cervello, che il re, Dio, è imprigionato per cosa? Per colpa dei nostri pensieri negativi. E questo concetto è il concetto dell'esilio della presenza divina, e il momento propizio per riparare questo è a mezzanotte, quando si fa la tefila di Tikkun Chatzot. Come c'è scritto nel Sidu, guarda lì a lungo. E questo qua che c'è scritto è caduta la corona sulla testa, guai a noi che abbiamo peccato. E per questo si chiama Dio un re povero nel Pirkei Chalot, come ha scritto il Rabbi Moshe Cordoviro, perché non è un re povero, un re umiliato. Perché? Perché non c'è un'umiliazione peggiore di questa, di prendere il re e prendere la sua testa e ficcarla in un recipiente pieno di escrementi. Una volta non c'erano i bagni come oggi. E la stessa cosa, quando uno pecca, prende la sua anima divina, sorgente la sua anima divina, e la fa entrare nell'impurità, nelle cose peggiori. E specificamente quando uno intellettualizza e si approfondisce nella grandezza di Dio, benedetto di sia, che Dio riempie tutti i mondi e avvolge tutti i mondi di energia, e ognuno merita su questo secondo la sua capacità intellettuale, secondo la sua comprensione, allora si ammareggerà di questo molto molto. Questo è il primo metodo come fare la Teshuvah inferiore. Il secondo metodo, la seconda cosa, tutte e due sono necessarie, è di schiacciare, a sottomettere le forze negative dell'altro lato, come dicono che tutta l'energia delle forze negative dell'altro lato è vanità, è tutta aria, perché lei non ha energia propria. E dunque il versetto 17: innalzi come un'aquila, da lì ti tiro giù. E bisogna proprio sottometterla, sottomettere le forze negative fino a che vanno giù al livello della polvere,
e questa sua morte e così si sono annullate. E come si fa questo? Tramite un cuore rotto e schiacciato, che uno sia proprio schifato nei propri occhi, è veramente umile. Come si fa questo? Lo Zohar spiega sul versetto col sacrificio di Elohim, lo spirito rotto, un cuore rotto e umile. Lo Zohar spiega che tutti i sacrifici di animali erano per il nome di Avaye, il tetragramma, che questo è il concetto di misericordia. Invece, per il nome di Elohim, che è il concetto di forza e di giustizia, non si fa nessun sacrificio animale, ma soltanto bisogna sottomettere lo spirito di impurità, lo spirito di negatività, e questo è lo spirito rotto. E come si rompe lo spirito dell'altro lato? Quando il cuore è umile e rotto. Shalom a tutti.